Andrea Salani fa parte della Fondazione Memo Fonte, una fondazione a cui noi siamo molto molto affezionati perché è un po' l'ultimo regalo che Paola Barocchi ci ha fatto fondando e portando a casa sua proprio, nei luoghi dove un tempo c'era la casa editrice Spes su Lungarni di Firenze, lo spirito e anche la capacità di ricerca che prima avevamo qui nel Cribeco, che tanto ci ha aiutato tutti quanti. Quindi con la sua semplicità e nello stesso tempo l'efficacia e la serietà del suo studio, Paola Barocchi ha cercato di aiutare altri giovani, come ha aiutato noi in tempi passati, a formarsi su problemi specifici. Quindi sono particolarmente felice di essere qui e di ascoltare le attività di una maestra veramente insostituibile come Paola Barocchi. Grazie. Intanto vi saluto e vi do la buonasera, direi, a questo punto. Sì, certo. E per prima cosa, sempre non dimenticarlo, vi porto per l'appunto il saluto della professoressa Barocchi e ringrazio ovviamente l'organizzazione, in particolare la professoressa Donato, che ci ha dato questa opportunità di presentare questi due progetti. Due progetti che sono particolarmente esemplificativi di quello che sono le direttrici principali in cui sta andando la Fondazione, in cui sta lavorando la Fondazione. Ovviamente il lavoro della professoressa Barocchi è un lavoro decennale che negli ultimi anni è stato reso disponibile anche sul sito della Fondazione Memo Fonte attraverso delle forme soprattutto di trascrizioni. Una delle principali, diciamo, mission, possiamo quasi dire, della Fondazione oggi è quella di dare una revisione innanzitutto ovviamente al materiale secondo strumenti aggiornati, ma anche e soprattutto di tentare di implementare, cioè accrescere il materiale, contemporaneamente dando anche la possibilità di una consultazione più efficace, e questo sempre per impulso proprio della professoressa Barocchi. I due progetti per l'appunto che vado a presentare sono due progetti differenti negli esiti, ma che partono per l'appunto da esigenze comuni, e sono due progetti che si differenziano anche per il fatto che il progetto su Basare Scrittore è di fatto un progetto concluso o comunque al quale si possono aggiungere delle implementazioni, ma che di fatto si può considerare concluso. Mentre per quanto riguarda le biblioteche d'arte siamo agli antipodi praticamente, perché si tratta di un work in progress, non, diciamo, allo stato embrionale, ma comunque all'inizio, diciamo, della lavorazione. E si tratta di progetti, come buona parte dei progetti che noi realizziamo, va detto che anch'io potrei mettere una bella slide con un simbolo del conio nostro in questo caso, che è un problema molto attuale, un bell'euro anche lì. E si tratta di progetti che realizziamo in collaborazione normalmente con le istituzioni attraverso cofinanziamenti che spesso non ci permettono neanche di avere degli esiti dal punto di vista anche dell'informatico e dal punto di vista della grafica o quant'altro eccelsi, facciamo quello che possiamo ovviamente, e per non di meno però ci spingono a lavorare in maniera particolare sul contenuto, spesso sulla semplicità ma comunque sull'efficacia. Questo progetto, per l'appunto, che come avrete visto è stato cofinanziato grazie anche all'aiuto della Regione Toscana e della Kunst di Firenze, è un progetto che è nato dalla necessità, da un'analisi sostanzialmente dei limiti della consultazione attuale, a questo punto passata, diciamo, che esisteva sul sito della Fondazione, dei testi vasariani. Questi testi sono tuttora consultabili secondo queste modalità sul nostro sito, ma i limiti che sono stati evidenziati, quella delle ricerche separate, della mancanza di comunicazione, quindi dell'interrelazione trasversale tra gli scritti e anche l'incapacità di definire immediatamente il contesto biografico, trattandosi delle vite in cui andavamo a fare ricerca, unitamente all'assenza di altri strumenti, hanno fatto riflettere sulla necessità di creare un database, un vero e proprio archivio degli scritti in cui tutto ciò fosse interrogabile in maniera simultanea. Quindi le finalità che ci siamo imposti sono semplicemente quelle della ricerca unica e molto importante l'individuazione dei contesti specifici, non solo quindi l'opera in cui ci troviamo, ma anche una unità informativa interna all'opera in cui ci troviamo, per dare subito un'informazione concreta e immediata a chi utilizza il database. Ovviamente il legame con la fonte originale è imprescindibile per un discorso di citabilità scientifica, e i livelli di interrogazione del database devono essere ovviamente di carattere differenziato.
la disponibilità del testo pulito, questa diciamo è una dei, delle, anche un po' delle fissazioni della professoressa Barocchi, per l'appunto relativa al, che si è tradotta finora spesso nelle trascrizioni in PDF, laddove c'è stata una scelta specifica di non utilizzare altri linguaggi informatici, bensì mettersi direttamente su un testo separato completamente dal resto del contesto informatico. Queste finalità sono raggiungibili unicamente attraverso un'analisi quindi delle strutture che compongono i testi vasariani, quindi una destrutturazione e la definizione di queste unità informative che, per brevità, adesso vi farò vedere, sono state sostanzialmente suddivise in questi, come dire, sottogruppi, potremmo dire, sottoinsiemi, no? Quindi cercare nelle vite significherà molto semplicemente cercare o nelle biografie, nell'introduzione, nel proemio o nella dedica. E lo stesso è stato fatto anche per le altre tipologie testuali. A questo punto sono state definite queste fondamentali unità all'interno delle quali è stato possibile fare una ricerca attraverso una strutturazione specifica. E vado subito a farvi vedere non un data entry in questo caso, bensì la pagina di FileMaker attraverso la quale è stato iniziato il lavoro, che presenta tutti i campi necessari all'identificazione di un determinato testo a livello di contesto, a livello di testo, di segnatura, di fonte e di edizione di riferimento, sempre per un discorso di citabilità. Vedete che nel campo intestazione si è fatta la scelta di mantenere una parte di testo che fosse leggibile all'utente, che è quella al di fuori dei due asterischi, mentre la parte dei due compresa tra gli asterischi è una parte che ovviamente non sarà leggibile all'utente, ma all'interno del quale il database effettuerà una ricerca. Quindi se cercate che Bartolomeo di San Marco, avete la possibilità di giungere a questo risultato sostanzialmente. Il risultato di fatto è un sito all'interno del quale esistono due principali aree di interesse: quello dell'archivio scritti, che è sostanzialmente quello di cui ho parlato fino adesso, e quello dell'emmario, che è una ciliegina, potremmo quasi dire, no? In un certo senso, ed è quello che esprime anche forse più concretamente quello che sono gli studi barocchiani su queste tipologie testuali. Nell'archivio scritti si accede a una pagina di interrogazione molto complessa a prima vista, ma che diciamo tende invece a semplificare in maniera assoluta la ricerca. Scorrendo per l'appunto con il cursore sulle varie tipologie testuali, quindi sulle varie unità informative che abbiamo selezionato, si può vedere, come in questo caso nelle descrizioni, a quali testi vasariani si riferisce il campo descrizione, ugualmente per le biografie, il proemio, il trattato e via dicendo. Ovviamente i campi di ricerca si modificheranno in base all'utilizzo dei filtri che vedete in quest'area a sinistra. Se noi elimineremo le lettere dai nostri interessi, chiaramente tutto ciò che è relativo a emittente e destinatario scompare. Viceversa, ovviamente, scompare il resto nel caso in cui si voglia fare una ricerca unicamente nel carteggio vasariano. Rimane sempre la ricerca libera, che è l'opzione che ci permette di fare una ricerca trasversale a prescindere dai filtri. Questa è una visualizzazione che vi propongo per far vedere in che forma sostanzialmente abbiamo una prima visualizzazione dei contesti in cui un'occorrenza appare. Quindi abbiamo subito la tipologia testuale, la data, l'intestazione e la fonte. Quindi abbiamo già nel concreto la possibilità di individuare laddove un'occorrenza, un lemma è citato. Nel caso, io qui vi porto poi il caso delle biografie, perché abbiamo creato un campo apposito per la ricerca dei biografati, e in questo caso basterà digitare comunque il nome di un biografato o selezionarlo da una lista in cui si è fatta la scelta per i casi ambigui sia di mantenere il Sebastiano del Piombo Luciani sia Luciani Sebastiano, per non incorrere diciamo in problemi o contestazioni. E da questo punto di vista, chiaramente, ricercando Sebastiano tra i biografiati, avremo ovviamente le due biografie nelle due edizioni. Nel caso in cui la stessa ricerca l'effettuassimo però all'interno del campo ricerca libera, il risultato sarebbe ben diverso. Ovviamente questo ci permette di visualizzare laddove Sebastiano del Piombo è citato all'interno delle biografie vasariane, non necessariamente solo nelle biografie che gli sono state dedicate.
L'ultimo elemento, diciamo, che vi pongo perché è particolarmente interessante per Vasari è il discorso sulle parole adiacenti e le parole esatte. La parola esatta chiaramente è quello che ci permette di cercare, non vi ho portato neanche l'esempio, infatti, perché è quello comunemente da PDF sostanzialmente, ci permette di cercare esattamente quella parola che stiamo cercando, come belle e non trovare bellezza, ovviamente. Il caso delle parole adiacenti ci permette invece di andare a reperire delle espressioni che in Vasari sono tanto felici quanto, diciamo, importanti, no? per gli storici dell'arte, anche in questo caso la celebre sveltezza di fianchi la andiamo a ricercare. Ovviamente questa parola è stata scelta dalla professoressa Barocchi, per chi ne avesse un dubbio, diciamo, un minimo dubbio. E anche qui andiamo a trovare subito l'espressione in queste due citazioni. E cliccando direttamente sulla citazione ci troviamo di fronte al contesto, quindi immediatamente possiamo andare a leggere laddove Vasari adopera la specifica espressione. E sempre per rimanere sulla scheda, vi faccio vedere quella scheda di una lettera, perché è quella un po' più esaustiva dal punto di vista della completezza di informazioni. Abbiamo chiaramente la data, l'intestazione, il testo, la segnatura, l'edizione, il riferimento e la fonte. E cliccando sul PDF, inoltre scaricabile anche in formato PDF, rimaniamo fedeli a PDF fino alla morte. E questo per quanto riguarda gli archivi scritti, a cui sono stati poi aggiunti anche dei piccoli implementi, cioè in termini di strumentazioni, cioè bibliografia, le sigle archivistiche, che sono preziose ovviamente, e una tavola di bibliografati per avere subito la possibilità, PDF ovviamente, per chi ne avesse dubbio, e subito anche per fare un censimento dei silenzi o comunque per avere subito una visione di contesto. Tornando sulla pagina principale, sulla home, accediamo innanzitutto all'emmario. Diciamo che per spiegare di che cosa si tratta il l'emmario, in un certo senso si potrebbe semplicemente chiederci come mai, a fronte dell'esistenza di un archivio scritti in cui si può fare il tipo di ricerca che abbiamo esemplificato fino adesso, sia necessario anche fare un l'emmario. Innanzitutto questo nasce dalla necessità principale, cioè di collegare tutte le varianti di una medesima parola sotto una parola icona, potremmo quasi chiamarla, no? E in questo senso superare tutte quelle variabili di carattere sia sincronico che diacronico che stanno dietro all'esistenza di una parola, alla sua ortografia nel 500 piuttosto che nel 2000 e quant'altro. E anche qui il problema, che era stato risolto già negli archivi scritti, era quello di avere immediatamente una visualizzazione concreta sui contesti all'interno dei quali la parola comparisse. In questo caso l'abbiamo potenziata addirittura, perché qui è ancora più importante dal nostro punto di vista. Abbiamo creato quindi dei criteri di selezione, che in Vasari si tratta di parlare di lemmi di afferenza storico-artistica, ma chi conosce Vasari sa bene che questo concetto è estremamente allargato per il suo utilizzo della lingua parlata all'interno, per l'appunto, della terminologia artistica. La ricognizione delle varianti non abbiamo potuto far altro che benedire l'esistenza di questa edizione dell'indice delle frequenze delle vite e a quel punto non è rimasto che marcare le varianti nei lemmi sostanzialmente che abbiamo scelto come lemma di riferimento, che normalmente è stato l'infinito per i verbi e il maschile singolare per quanto riguarda invece aggettivi e sostantivi. Il risultato quindi non è altro che una pagina di interrogazione che è suddivisa ovviamente in ordine alfabetico e che permette di o accedere direttamente alle occorrenze, ma anche di, attraverso il più sostanzialmente, di poter vedere quali parole sono state raccolte sotto abbagliare in questo caso, no? E quindi dare subito una visione scientifica di quello che è stato il lavoro fatto. Cliccando poi direttamente per l'appunto sul lemma si accederà a una visualizzazione che è leggermente diversa rispetto a quella dell'archivio scritti, perché qui il contesto è visibile da subito, qui non si vede solo la fonte o l'unità testuale all'interno del quale è presente il lemma, si vede direttamente in che contesto il lemma si presenta, e questo facilita e sveltisce notevolmente il lavoro per lo studioso. Ovviamente anche in questo caso, cliccando, ci troviamo direttamente sul contesto, qui anche vicino a un riferimento di edizione di fonte, che è prezioso per chi ha bisogno di una citabilità immediata. Questo per quanto riguarda il progetto sull'emmario vasariano e sull'archivio degli scritti. Questi progetti sono apparentemente molto dissimili, ma vi ho detto già da principio che si tratta di progetti che nascono
dalla medesima esigenza, cioè quella di potenziare, di implementare, di agevolare quello che è l'utilizzo del materiale sia raccolto dalla professoressa Barocchi, ma che è stato implementato ovviamente anche negli ultimi anni, nella maniera più efficace possibile. Il progetto biblioteche nasce per l'appunto dalla necessità di dare una consultabilità differente ed efficace a quella che era un discreto patrimonio a livello di cataloghi trascritti, di cataloghi di biblioteche, di argomento per lo più storico-artistico, scritti come potete apprezzare tra la metà del Settecento e la metà dell'Ottocento. Si trattava di un patrimonio che, per quanto fosse consultabile in formato PDF, cioè nella modalità in cui siamo abituati a trascrivere i testi, poneva delle forti limitazioni, forse anche maggiori per certi versi a livello dell'interesse degli studiosi di quelle di Vasari, perché chiaramente l'interesse fondamentale di uno studioso è sapere chi possedeva una determinata edizione di un determinato volume in un determinato periodo storico. Ovviamente in determinati casi siamo anche addirittura di fronte anche al passaggio di mano di alcuni volumi, perché chiaramente il mercato era quello e c'era addirittura, per quanto riguarda l'esempio Giuseppe Bossi, abbiamo un catalogo di vendita per l'appunto, non un catalogo redatto dallo stesso, per esempio, Cicognara o Tommaso Puccini. Le soluzioni che sono state date a questa problematica passano attraverso quattro punti fondamentali, cioè la selezione di cataloghi da inserire in un database, e la definizione dei template, ovvero delle schede e dei campi interni delle schede in cui fare una ricerca, la normalizzazione dei nomi degli autori dei volumi e dei luoghi di pubblicazione dei volumi stessi, e poi quella che noi definiamo bassa manovalanza, ma che in questo caso vi assicuro non è stata bassa per niente, perché ha richiesto un certo lavoro anche di discernimento sulle edizioni e quindi è stata assolutamente anche interessante sotto molti profili. Per quanto riguarda la selezione dei cataloghi, si tratta chiaramente non solo di scegliere tutti i cataloghi che vanno dentro il database, ma anche di scegliere da quali cataloghi iniziare, perché vedrete che per la strutturazione e il modo di lavoro che abbiamo pensato è fondamentale scegliere da quale sia il primo catalogo da cui partire, e non a caso è stato scelto il catalogo di Cicognara perché è uno dei più completi, esaustivi e omnicomprensivi e si trova proprio, diciamo, a metà strada tra i limiti temporali che ci eravamo dati. L'altro catalogo, che è il catalogo Cicognara, è quasi completamente, siamo in fase di revisione, il catalogo Bossi è quello che invece è in fase di elaborazione adesso. Chiaramente si tratta, ve lo ripeto, di un work in progress che prevede tempi lunghi e il simbolo dell'euro qui torna ancora d'attualità. Ci siamo quindi posti di fronte alle occorrenze dei record che ci proponeva Cicognara e ci siamo chiesti semplicemente che applicabilità ha la scansione di Cicognara su un database moderno. Ovviamente a prima vista tutti possono apprezzare come non sia possibile chiedere a un utente di fare una ricerca in un database che prevede una strutturazione di questo tipo, con il nome latino, il nome del luogo di pubblicazione idem, dove mancano anche delle informazioni spesso l'autore, non l'autore, voglio dire l'editore per lo più. Quindi abbiamo ideato un sistema che, a spiegarlo un po' complesso, ma vi assicuro che è efficace, che prevede la definizione di due schede. Una scheda che abbiamo definito scheda madre, una scheda che identifichi sostanzialmente quell'edizione in senso ideale, cioè una scheda che descriva, come lo descriverebbe un OPAC moderno, l'edizione del 1675 del De Sanctis. A questo punto, quindi, tutte specifiche del volume normalizzate secondo i criteri attuali. A questo punto si è creata un'altra scheda che va in corrispondenza bionivoca con la precedente, che abbiamo definito ovviamente figlia, che riporta invece questa voce bibliografica con le specifiche del Cicognara, perché noi abbiamo sempre interesse ad un alto livello di citabilità e di rispondenza all'originale. Andando direttamente in questo caso nel data entry, perché ci siamo appoggiati su una piattaforma che si chiama Edvara 2 e che ha permesso di lavorare far lavorare simultaneamente più schedatori sul web, e attraverso questo data entry siamo riusciti a definire dei template, cioè dei campi e dei campi di immissione che poi corrisponderanno a dei campi di interrogazione in database secondo dei criteri estremamente universali,
ovviamente l'autore, il traduttore, il titolo, l'editore, il luogo di pubblicazione, l'anno, e poi vi parlerò dopo degli ultimi due campi che sono molto importanti. Abbiamo deciso di creare due vocabolari, quindi con i termini normalizzati, per quanto riguarda i nomi degli autori e i luoghi di pubblicazione, e fondamentale per noi è stato il campo relazione, cioè quel campo che permette di mettere in relazione questa scheda madre con la scheda figlia. E il campo sotto, il campo che abbiamo lasciato normalmente per le annotazioni dello schedatore, dove spesso vengono anche annotati gli errori del cicognara nel caso della scheda figlia, in molti casi soprattutto per le identificazioni un po' controverse dell'edizione, abbiamo rimandato a quelli che sono magari i numeri OCLC o comunque tutti quei riferimenti necessari a individuare su un database già presente in internet quell'edizione specifica secondo una presentazione che sia accettabile attualmente. Questo invece è il data entry della scheda figlia, in cui abbiamo ancora l'autore, e abbiamo scelto per ora almeno di creare questo campo che abbiamo chiamato titolo esteso, perché avrebbe comportato un dispendio di tempo al momento non possibile, una scansione, una suddivisione di tutte le specifiche del titolo che ci presentava Cicognara, e quindi abbiamo semplicemente deciso di lasciarlo così. E questo ve lo dico da subito, perché se me lo dimentico è molto problematico: il database farà sempre una ricerca all'interno della scheda madre, e quindi non andrà a cercare queste specifiche, andrà sempre a cercare ciò che più probabilmente l'utente andrà a cercare, cioè un nome normalizzato secondo i canoni attuali. In questo caso abbiamo creato due vocabolari specifici, uno specifico per Cicognara, perché sapete che Cicognara suddivide per materia ed è molto importante sapere che in che contesto lui pone un determinato volume, no? E quindi è fondamentale avere anche subito questo tipo di contestualizzazione. E sotto ovviamente il catalogo di provenienza, che per ora sono quei due, molto semplice questo campo. E per quanto riguarda il campo relazione, questo è semplicemente il riferimento che rimanda ulteriormente alla scheda madre. Per concretizzare, passo direttamente alla visualizzazione di quello che sarà la pagina di ricerca. Vi mando direttamente su quella avanzata. Esiste chiaramente il search semplice, è sempre una ricerca semplice, e libera, quello che abbiamo chiamato libera precedentemente. Qui molto semplicemente possiamo inserire le specifiche del volume che cerchiamo nei campi, oppure sfruttare i vocabolari, e in questo caso per l'appunto andiamo a cercare il nostro De Santis, e a seguito possiamo effettuare la ricerca che ci dà questo tipo di risultato. All'inizio, chi accede a questo database ha una piccolissima finestra iniziale in cui si spiega ovviamente il funzionamento del database, cioè non andiamo chiaramente a vendere questo tipo di scrittura come la scrittura presente in Cicognara, è specificato come, spero in maniera esaustiva, come utilizzare questo strumento. Chiaramente qui abbiamo solo un'occorrenza, però si possono ordinare a seconda del luogo di edizione o del titolo o come preferite, e dai dettagli si passa alla scheda vera e propria. Questa è la scheda madre che abbiamo compilato precedentemente, e vedete che nel campo relazione ora ci sono due opzioni. In questo momento appare, e non è neanche particolarmente esteticamente carino, anche questa dizione sotto, che è il titolo semplificato che serve molto per la ricerca ma che può sparire tranquillamente in fase di visualizzazione. E cliccando sopra la scritta in azzurro Bossi o Cicognara si accede alla scheda del Cicognara, che è quella precedentemente compilata, e poi alla scheda del Bossi, che come vedete ha le sue specifiche, perché si tratta di un catalogo strutturato in maniera totalmente diversa, e nella scheda figlia noi abbiamo anche la possibilità di strutturare il template a seconda delle necessità a cui dobbiamo rispondere. Per concludere, molto semplicemente, non posso che le altre due fasi sono chiaramente integrative della precedente, di ciò di cui vi ho parlato fino adesso. Si tratta di creare dei vocabolari che seguono dei criteri, ovviamente. Noi ci siamo affidati ai principali OPAC italiani, in particolare a quello dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico. Non abbiamo chiaramente disdegnato di utilizzare cataloghi esteri come la Bibliothèque Nationale de France o la British, a seconda chiaramente anche della reperibilità di determinati volumi, anche perché Cicognara, facendo questo lavoro, Cicognara ci sorprende ancora oggi per la disponibilità incredibile di volumi che aveva, che forse in Italia l'aveva solo lui in quel periodo, e oggi magari neanche ci sono più per certi versi, no? E questo vale sia per i nomi di autore che per quanto riguarda i luoghi di pubblicazione.
E infine c'è la suddetta bassa manovalanza, che è stata particolarmente agevolata dall'utilizzo di questo supporto, poiché ci ha permesso di lavorare sostanzialmente in maniera contemporanea, simultanea, e soprattutto una cosa preziosissima, ha permesso la tracciabilità degli inserimenti. Non perché bisognasse andare a bacchettare Alessia o Martina o chi per essi a seconda dei risultati, ma perché molto spesso a livello di confronti, soprattutto nel momento in cui si va a inserire un nuovo catalogo, in cui magari ci sono delle edizioni che corrispondono al precedente, è sempre necessario avere dei confronti, vedere chi ha fatto l'edizione precedente, in quel caso chiedere magari dove ha trovato quell'edizione, in quale, se non l'ha trovata in IQ, se l'ha trovata magari in qualche altra parte. Quindi sempre molto importante, e dal punto di vista di chi come me ha dovuto anche un po' sovrintendere al lavoro, siccome abbiamo collaborato anche con due stagisti, avere questa forma di controllo anche comodo da casa sotto certi profili è stata particolarmente preziosa, perché ha consentito anche di avere un controllo continuo e quindi non una revisione finale che spesso comporta anche la perdita della memoria delle problematiche specifiche nel momento in cui si affrontano, no? E diciamo che questo per l'appunto è un work in progress che spero trovi ulteriori finanziamenti per avere appunto una sua conclusione, anche perché al momento ovviamente non è disponibile, poiché con un catalogo solo e l'inizio di un secondo non è nello spirito dello strumento stesso dare libera consultabilità, già che si basa sulla necessità di un confronto trasversale. Io concluso e chiaramente sono aperto alle vostre domande. Sì, sì, molto interessante. Naturalmente dietro questi progetti si capisce chiaramente l'intento, diciamo, scientifico della professoressa, in particolare in Vasari Scrittore, questo tentativo di dare luce alla capacità descrittiva, espressiva di Vasari, soprattutto nell'epistolario, che, no? Chi si ricorda le sue lezioni sa dei rapporti con Aretino, cioè tutto questo studio profondo che emerge dal carteggio. Volevo una curiosità, una domanda. Voi avete lemmatizzato, volevo sapere con che strumenti avete lemmatizzato, se avete usato delle piattaforme informatiche se avete lemmatizzato anche i nomi di artisti, quindi diciamo se in questa lemmatizzazione uno poi trova anche una... Ovviamente, allora, innanzitutto io non ho partecipato direttamente a questo progetto e quindi per la domanda specifica passo la parola a Martina. C'è Martina, infatti ho visto. MySQL. No, per usarla, per farla la lemmatizzazione. MySQL. I sistemi che offre il nostro informatico ha lavorato in quell'ambiente, mm-hmm. È riuscito utilizzando appunto gli strumenti che offre la piattaforma a ottenere la lemmatizzazione. Quindi voi avete solo controllato un prodotto in parte... Allora, perché sennò mi sembrava difficile. Sono stati decisi e poi rintracciati. Certo. Ecco, sì, era questo che volevo sapere. Gli artisti non sono stati lemmatizzati. Ok, perfetto. Ci sono domande? C'è una domanda sul secondo progetto. Storiche. Grazie. Sì, con quella sento. Ah, se ho capito bene, voi fate questa digitalizzazione senza che è più possibile prendere il volume in mano che lì si trova catalogato, giusto? Innanzitutto si tratta di cataloghi di biblioteca, sì. E quindi non c'è
corrispettivo, non c'è una trascrizione del volume o qualcosa del genere. No, no, questo è chiaro, sì. C'è lei dice anche la possibilità di visualizzare il catalogo nella sua interezza. No, se io ho capito bene, questi sono cataloghi stampati. Sì. Che voi adesso mettete a disposizione online. Esatto. Erano già naturalmente, siccome sono cataloghi antichi, cioè anche, se ho visto bene, abbastanza abbreviati nella loro descrizione esatto. bibliografica, cercate cioè con la scheda madre sì, di sì, creare, sì. cioè di dare una scheda moderna praticamente. Esattamente. Ma visto che si tratta spesso di libri antichi, siete sicuri di arrivare senza prendere il volume catalogato in mano, cioè il volume che lì viene descritto, di beccare l'edizione giusta? Infatti, io ho parlato di normalizzazione per quanto riguarda i nomi degli autori e i nomi dei luoghi di città, e per quello, soprattutto quello è stato un lavoro più meccanico e diciamo quasi a catena, perché intendevamo creare dei vocabolari che per noi schedatori significava dei menu a tendina da cui andare a pescare il nome dell'autore o il nome della città. Chiaramente lo stesso lavoro a livello di ricerca è stato fatto tramite i cataloghi online delle moderne biblioteche o comunque dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico o, come ho detto prima, altre fonti autorevoli ovviamente, tentato di non è che possiamo chiaramente ambire a una normalizzazione del titolo di un testo, ovviamente, però il campo notazioni schedatore che è stato messo in fondo è, diciamo, da un certo punto di vista anche una sorta di, non dico di garanzia ovviamente, perché si tratta di può essere opinabile chiaramente anche una normalizzazione, un'attualizzazione del testo o comunque una trascrizione che viene fatta in ICCU come dalla British Library, quello è in dubbio, però si tratta semplicemente di dare un riferimento concreto a l'esistenza di qualcosa di fisicamente, comunque, come dice lei, consultato e consultabile, accessibile. Sì, 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 ok. È vero che è vecchio, però è molto preciso. Sì, è un altro dei motivi. Stampatore, sì. Però ecco, intrecciando, sì, il Cicognara è denso di informazioni per ciascun volume, quindi intrecciandole sono pochi i casi in cui siamo rimasti con il dubbio di non riuscire a... Sono più problematici in Cicognara i casi in cui lui magari mette più volumi raccolti in un'unica rilegatura, magari poteva essere per lui, quindi per noi diventa problematico individuare se si tratta di... Alcune biblioteche ci presentano, magari hanno proprio il volume di Cicognara e ci presentano l'accozzaglia sostanzialmente di testi, mentre in altri casi possiamo scindere molto tranquillamente. Questo è anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto Cicognara per iniziare, proprio anche perché ci facilitava il lavoro nel creare più schede madre possibili, attendibili e con minore difficoltà. Se avessimo dovuto fare un lavoro di normalizzazione più ampio, più complesso, su un testo anche più, diciamo così, oscuro, sicuramente il lavoro sarebbe ancora più indietro, cioè, e quindi è stata una scelta molto ponderata. Quando parlavo di selezione dei cataloghi, ho detto per l'appunto, più che selezionare quelli che ci vanno, selezioniamo da cosa partire, in che ordine farli, perché non è assolutamente, diciamo così, pleonastica la cosa, assolutamente necessaria, anzi. Altre domande? No.